Anche il gruppo della Lega Nord chiede che le mozioni vengano calendarizzate nella seduta pomeridiana di domani pomeriggio. Il gruppo della Lega Nord tiene in particolare alla mozione che concerne il piano di razionalizzazione delle poste. Anzi, ringraziamo tutti i gruppi che hanno accolto la proposta del nostro capogruppo di poter trattare qui nell'Aula questa importante mozione delle poste. Però, vede Presidente, trattarla nella settimana dal 7, quella del 7 di aprile, è troppo tardi, perché il 13, meno di una settimana dopo, entra in vigore appunto il piano di razionalizzazione delle poste, che prevede la chiusura di ben 455 uffici postali, che prevede la razionalizzazione, ovvero la riduzione dell'orario di apertura degli sportelli, di ben altri 609 uffici postali. Una decisione unilaterale di Poste Italiane che non è stata concertata con i sindaci dei comuni interessati. Vede Presidente, la Lega Nord comprende, può comprendere il piano di razionalizzazione delle Poste Italiane. Siamo per la spending review, ma i vincoli che Poste Italiane ha rispettato in ordine alla delibera dell'AGCOM vede penalizzare troppo enormemente gli uffici postali delle nostre periferie, delle nostre frazioni, in particolare quelle dei comuni montani, dove non c'è un trasporto pubblico efficiente e nel prossimo futuro questo trasporto sarà ancora più inefficiente per i tagli continui che il governo attribuisce agli enti territoriali. I nostri anziani non potranno cavarsela con i palmari di cui verranno dotati i portalettere, perché i nostri anziani non hanno il bancomat, non hanno la carta di credito per poter pagare i bollettini. Quindi per questi ed altri motivi ci associamo alla richiesta del capogruppo del gruppo misto per anticipare a domani pomeriggio la trattazione delle mozioni, a partire da quella che riguarda il piano di razionalizzazione delle poste. Dopodiché, visto che un'altra richiesta del nostro capogruppo in conferenza capigruppo è stata accolta, quella di sentire il ministro dei lavori pubblici Lupi, le chiediamo di accelerare questa audizione, questa informativa, semmai anche questa di calendarizzarla nella seduta pomeridiana di domani pomeriggio, perché quello che è successo e che ha toccato i vertici del Ministero dei Lavori Pubblici fa sì che questo tema venga assolutamente toccato e con urgenza nell'Aula del Senato. Grazie Presidente.